nuovo capitolo della storia infinita che riguarda la proprietà dell'archivio Vasari di Arezzo, ereditato dalla famiglia Fessari da anni al centro di un contenzioso con lo Stato. Lo scorso aprile Fratelli Fessari era stato infatti notificato il decreto di esproprio firmato dalla Direzione Generale Archivi del Ministero dei Beni Culturali. Lo Stato aveva offerto alla famiglia 1,5 milioni di euro per le 32 filze e gli oltre 6.600 fogli di Giorgio Vasari, che contengono anche le lettere scambiate con Michelangelo Buonarroti. Adesso spetterà a Monsignor Sergio Pagano valutare il valore delle carte custodite nell'archivio Vasari. Il religioso prefetto dell'archivio segreto Vaticano e componente della Pontificia Commissione per i Beni Culturali della Chiesa è stato infatti chiamato dal Tribunale di Arezzo alla guida della commissione, che dovrà valutare e poi fissare l'indennità che spetterà ai fratelli in seguito all'esproprio. Assieme agli altri periti, per ora soltanto quello nominato dai signori Fessari, perché ancora la sovrintendenza non ha fatto pervenire alcun nominativo, e dovranno espletare questa, diciamo, valutazione dell'indennità, quindi prenderanno visione delle carte eccetera nei tempi stabiliti dalla normativa, e quindi hanno 90 giorni, salvo poi proroghe motivate da legittimi impedimenti eccetera. Quindi ora siamo in attesa di vedere quando inizieranno questi lavori, chiamiamolo così. Un indennizzo che dovrebbe, sì, che dovrebbe chiudere l'esproprio, salvo che le parti non siano d'accordo, allora potranno richiedere l'intervento della Corte d'Appello, cioè presentarsi davanti alla Corte d'Appello e chiedere un'ulteriore verifica. La vostra battaglia, insomma, non si ferma qui? Assolutamente, noi andiamo avanti perché siamo sicuri di avere ragione, siamo sicuri che l'atteggiamento è quanto mai lesivo del diritto di proprietà, e anche perché se è vero che, come è vero che l'esproprio può essere fatto dall'istituzione pubblica, deve essere fatto salvo corrispondenza di un'indennità, ma l'indennità deve essere giusta e congrua e fatta secondo i valori di mercato.